Questo nostro nuovo video. Oggi torniamo a parlare di Patent Box. In modo particolare andiamo brevemente a vederne l'applicazione nell'ambito di alcune forme di collaborazione fra imprese. In linea generale, la collaborazione fra imprese rappresenta un elemento distintivo delle variegate modalità di lavoro delle piccole e medie imprese italiane. E tra le più diffuse tipologie aggregative vi sono le reti di impresa e i consorzi. Queste due fattispecie sono oggetto anche di un'interessante produzione normativa nell'ambito della disciplina del Patent Box, ovvero dei vari tax credit 4.0. Allora, in linea generale il contratto di rete si caratterizza per la volontà di due o più imprenditori che intendono avviare una forma di collaborazione finalizzata ad incrementare la propria capacità innovativa e la propria competitività. Quindi, le reti d'impresa si suddividono in reti soggetto e reti contratto, a seconda della volontà di adottare un modello contrattuale puro, e quindi parleremo appunto ecco, di reti contratto, ovvero di procedere con la creazione di un nuovo soggetto giuridico. Parleremo quindi di rete soggetto. Pertanto, la rete soggetto, per effetto dell'iscrizione del contratto di rete nella sezione ordinaria del registro delle imprese, in cui la stessa sede costituisce un nuovo soggetto passivo d'imposta, totalmente distinto dalle singole imprese partecipanti, che continueranno a mantenere una totale autonomia da un punto di vista tributario e patrimoniale. Cosa dice quindi la circolare 5E relativa al Patent Box su questo argomento? La normativa sul Patent Box stabilisce che nel caso in cui il programma di rete preveda l'imputazione delle attività e dei costi della ricerca e sviluppo alla rete soggetto, risultando quest'ultima un autonomo soggetto passivo d'imposta, si assume sostanzialmente il rischio degli investimenti e pertanto diventa il soggetto destinatario dell'agevolazione. Partendo da questi presupposti, la rete soggetto applicherà in modo autonomo la maggiorazione del 110% sui costi delle attività di ricerca e sviluppo effettuate in esecuzione del programma comune di rete e connesse ai beni immateriali oggetto di agevolazione. Ovviamente, in capo alla rete soggetto dovranno sussistere contestualmente tutte quelle altre condizioni normative previste ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa. Nel caso in cui invece il programma di rete preveda l'imputazione dei costi delle attività di ricerca e sviluppo di una rete contratto, proprio in virtù di quella che è la configurazione che abbiamo descritto, di quelli che sono i rapporti che intercorrono fra le imprese partecipanti e la rete, in questo caso saranno le imprese aderenti alla rete ad essere i soggetti investitori e quindi i soggetti beneficiari dell'agevolazione. Quindi, in tal caso, l'applicazione della maggiorazione del 110% e la verifica, ovviamente, della sussistenza delle condizioni necessarie per poter usufruire correttamente del beneficio fiscale verrà effettuata in maniera autonoma in capo a ciascuna delle imprese aderenti alla rete. Veniamo quindi al consorzio. Ai sensi dell'articolo 2602 del Codice Civile, il consorzio è il contratto con il quale due o più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina, ovvero per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. Quindi, in maniera, speculare rispetto alla disciplina della rete d'impresa, anche in questo caso, fermo restando che il consorzio, al pari della rete soggetto, va fondamentalmente a costituire un nuovo soggetto giuridico, se il consorzio conduce l'attività di ricerca e sviluppo sostenendo i costi, sostenendo i rischi, giovandone dei benefici, quindi assumendo quella che è appunto la natura del soggetto investitore, allora l'agevolazione spetta al consorzio stesso in maniera autonoma.
Se il consorzio provvede invece a riaddebitare i costi alle imprese consorziate, allora in tal caso il rischio dell'investimento grava sulle imprese partecipanti in relazione alla quota dei costi da ciascuna sostenuta, a fronte ovviamente di questa operazione di ribaltamento operata dal consorzio. Io vi ringrazio per la consueta attenzione e ci vediamo al prossimo appuntamento.